Stati Uniti, anno 2020. 8 anni dopo la catastrofe nucleare, il gruppo Dallas 1 sta attraversando le assolate pianure del Texas per sottrarsi alle bande di desperados che infestano questi territori. I Lions di Detroit, i Mavericks, gli Angelinos. Riuscirà Mark Phoenix a portare in salvo i suoi amici? Riuscirà a liberare dalle mani di Mad Dog Michigan la bella Kate, per la quale comincia a sentire qualcosa di più di una semplice amicizia? Con l'aiuto di una notte senza luna, il gruppo inizia a cercare le provviste e a motore spento allinea i veicoli che li condurrà verso Tucson. I preparativi per la fuga sono iniziati un'ora dopo il tramonto, perché Amex Gold ha disposto parecchi uomini sulla cima del Monte Signal con l'ordine tassativo di sorvegliare e riferire i movimenti all'interno dell'insediamento di Big Spring. Le vedette staranno sicuramente allerta. Amex si aspetta una fuga da parte del gruppo di Big Spring e le vedette sanno che se la vedranno brutta se non saranno in grado di prevedere esattamente i loro movimenti. Nella più completa oscurità bisogna muoversi con molta cautela. Mark Phoenix controlla la sua Spider e riempie il serbatoio procedendo a tentoni. L'atmosfera è indaffarata, fervono i preparativi e tutti sono occupati in mille lavori, ma nessuno dice una sola parola. Anche se l'oscurità è quasi impenetrabile, Mark riesce a individuare i 5 veicoli che formano il convoglio. In testa, ad una ventina di passi dalla porta occidentale, un carro attrezzi corazzato aprirà il convoglio e sarà guidato da Pecos Pete Tyler. Al suo fianco ci sarà suo fratello Rex, con il suo immancabile fucile a pompa. Nel cassone scoperto ci sarà Rickenbacker, un ex pilota acrobatico che lavorava in un circo, il quale ha scelto quel posto per viaggiare vicino al suo Icarus, un piccolo deltaplano a motore. Probabilmente in questo momento lo starà smontando per caricarlo sul cassone. Il carro attrezzi sarà seguito da 2 M-Corp Land Cruiser, torpedoni ad energia solare che trasporteranno i membri dell'insediamento di Big Spring, e dall'autocisterna di zio Jonas. Il pullman del GD1 sarà la penultima vettura, mentre la Spider truccata di Mark l'ultima. Lui rimarrà in questa posizione finché il convoglio non si sarà allontanato da Big Spring. Quando Mark termina le operazioni di controllo e rifornimento, si incammina verso la corriera e cerca la porta. Cutter è seduto al posto del conducente e sta osservando con uno sguardo fisso il cielo. Mark riesce a distinguere i suoi lineamenti perché le spie dei comandi gli illuminano il volto. Mark, ti conviene tornare dove eri e aspettare il segnale di Pecos Pete. Saremo fuori da questo posto tra una 15 minuti. Cutter, ho deciso che non verrò con voi a Tucson. Non ho nessuna intenzione di abbandonare Kate al suo destino. Io sono la sua unica speranza di salvezza contro quel pazzo di Mad Dog Michigan e non voglio deluderla. L'avrà portata con sé a San Angelo, quindi ho escogitato un piano per portargliela via da sotto il naso mentre sta prendendo accordi con la banda degli Angelinos. Mark, capisco che cosa provi, ma ti sei assunto degli impegni con il resto del gruppo. E adesso non puoi dimenticartene. Sei il nostro esploratore. La vista e l'udito del convoglio. Abbiamo bisogno di te se vogliamo arrivare a destinazione sani e salvi. Rickenbacker con il suo deltaplano può esplorare il percorso al posto mio. Con una radio CB a bordo può mettersi in contatto radio con Pop e tenervi al corrente di qualsiasi novità. Lo farà anche meglio di me. Cutter fissa Mark in silenzio. E improvvisamente, borbottando qualcosa fra i denti, fa un cenno con il capo. Va bene, Mark. Appena siamo fuori da questo dannato posto, parlerò con il resto del gruppo e cercherò di convincerli che ti lascino andare. Ma prima dobbiamo uscire di qui. D'accordo? D'accordo, ribatte Mark, soddisfatto di essere riuscito finalmente a parlare con qualcuno dei suoi progetti per salvare Kate. Il silenzio della notte viene improvvisamente rotto dallo strombettio di un clacson. È il segnale di Pecos Pete. Mark ritorna di corsa verso la sua Spider e con gesto rapido avvia il motore. Contemporaneamente sente il rombo degli altri motori e vede le luci posteriori della corriera muoversi lentamente verso l'uscita. La fuga è iniziata. (Sussurra)
Il convoglio abbandona la base di Big Spring a tutta velocità. Il rumore assordante dei motori echeggia nell'oscurità della notte mentre i rottami delle auto abbandonate lungo l'autostrada 20 sembrano sfrecciare i lati della Spider di Mark. Improvvisamente vede salire al cielo una sottile linea luminosa. È un razzo illuminante lanciato dalle vedette dei Mavericks appostate dietro la barricata che si trova qualche miglio più avanti. La barricata è formata da un ammasso di vecchie auto e cumuli di macerie e ha la funzione di ostacolare la circolazione della strada. Il carro attrezzi si sta dirigendo ad una velocità pazzesca contro l'ostacolo e i banditi cercano disperatamente di fermarlo a raffiche di mitra, ma ogni loro tentativo è inutile. Il pesante camion sfonda la barricata senza difficoltà. Il violento scontro scaraventa in aria una pioggia di lamiere e rottami assieme ai cadaveri dei banditi che non sono stati abbastanza veloci da fuggire. Uno alla volta i mezzi del convoglio attraversano il varco aperto da Pecospeed. Tra poco toccherà anche la Spider di Mark. Alla sua destra Mark nota un terrapieno particolarmente scosceso, sulla cui sommità c'è un vecchio e pesante furgone, tenuto fermo da alcuni blocchi di cemento infilati sotto le ruote. Due banditi stanno tentando di toglierli prima del suo arrivo e a quanto pare ci sono riusciti. La Spider di Mark si trova in rotta di collisione e tra pochi secondi si scontrerà frontalmente con il pesante furgone che sta prendendo velocità giù per la scarpata. Mark preme il pedale a tavoletta cercando di sfruttare al massimo la potenza del motore. La violenta accelerata lo incolla al sedile e per alcuni secondi viene distratto e non segue i movimenti del veicolo nemico che nel frattempo è arrivato in fondo alla scarpata, si è impennato sul ciglio della strada e adesso si è sollevato in aria. Mark non crede ai suoi occhi. Il furgone gli sta piombando addosso. Il ragazzo reagisce istintivamente e grazie alla sua velocità e precisione riesce a salvarsi la vita. Frena in pochi metri in modo da evitare l'enorme furgone, ma prima che il motore si ingolfi o che i Mavericks si avvicinino troppo, accelera a tavoletta con l'intenzione di raggiungere subito il resto del convoglio. I banditi cercano di fermarlo sparando all'impazzata, ma fortunatamente nessun proiettile colpisce il bersaglio e in pochi minuti Mark raggiunge la corriera, mettendosi in salvo. Le prime luci dell'alba oriente cominciano a illuminare lo specchietto retrovisore, mentre Mark esce dalla colonna ed inizia a sorpassare il convoglio. Si sta avvicinando all'autocisterna quando uno spruzzo gli bagna il parabrezza e l'odore acre della benzina gli penetra nelle narici. Un fiotto di benzina sta zampillando da un foro nel serbatoio, provocato evidentemente da qualche proiettile, e Mark deve sbrigarsi a segnalarlo a zio Jonas. Percorso poco più di un miglio, l'autostrada passa nelle vicinanze delle rovine di Stanton, una cittadina saccheggiata dai Mavericks parecchio tempo fa. Mark decide di far fermare il convoglio per una sosta. Pecospeed si offre volontario per dare una mano allo zio Jonas ad aggiustare il foro, e nella tesa, Mark chiede a Cutter di comunicare al resto del gruppo i suoi piani per salvare Kate. Inizialmente ci sono molti che la ritengono un'impresa pazza e rischiosa, ma dopo che Cutter parla in favore di Mark, ci ripensano e danno il loro consenso. Il mio piano consiste in questo. Andrò da solo a San Angelo per infiltrarmi in città, durante le trattative di Mad Dog Michigan con gli Angelinos. Quando avrò ritrovato Kate, mi allontanerò dalla città e mi dirigerò verso ovest per incontrare il resto di voi a Kent, nel punto di confluenza delle autostrade 20 e 10. Io direi di fissare l'incontro esattamente fra 7 giorni da oggi. Se per qualsiasi ragione tu o noi non riusciremo ad arrivare per mezzogiorno, il prossimo appuntamento sarà direttamente a El Paso. Prima di partire, Mark carica nel bagagliaio posteriore 2 enormi taniche di plastica contenenti benzina sufficiente per la deviazione di 400 miglia verso San Angelo. Tutto è pronto e il gruppo ha finito di riparare l'autocisterna. Tutti i membri della colonia, ma soprattutto gli zii di Mark, lo salutano commossi. Temono per il suo destino, ma ammirano profondamente il suo coraggio e la sua determinazione di salvare la ragazza di cui Mark si è innamorato. Mark osserva silenziosamente il convoglio scomparire all'orizzonte verso ovest, mentre il sole sorge lentamente ed illumina l'asfalto rovinato della superstrada statale 137 che porta verso sud. Una sensazione di incertezza pervade Mark quando pensa alla difficile missione che sta per iniziare. «È una faccenda dannatamente rischiosa, ma devo farcela a tutti i costi!» esclama Mark con rabbia mentre gira l'auto e accelera.
prendendo la strada del sud. Mark percorre per una ventina di miglia la superstrada 137 in direzione sud. Il fondo stradale è sconnesso e quasi inesistente. E se non fosse per una serie di pali telegrafici piantati lungo il bordo, non si riuscirebbe a distinguere la strada dal terreno incolto circostante. Dopo un'ora di viaggio, Mark raggiunge il raccordo con la superstrada 158. Le condizioni del fondo stradale sono nettamente migliori e adesso può correre ad una velocità più sostenuta in direzione est, verso Sterling City. Da qui potrà proseguire lungo la superstrada 87 fino a San Angelo. È quasi mezzogiorno quando in lontananza Mark scorge le rovine di una cittadina. La temperatura ha già raggiunto i 45 gradi e la foschia rende indistinti i contorni degli edifici. Mark percorre lentamente la via principale con l'idea di fermarsi per riposare all'ombra. E poi prende la decisione di fermarsi in questa città sconosciuta. Solamente due edifici sono rimasti pressoché intatti in questa città completamente distrutta. Questi due scheletri di cemento ed acciaio si ergono ai bordi di una strada in periferia, il posto ideale per parcheggiare la sua auto. Mark li osserva bene e dopo un attento esame scopre che uno era un negozio di ferramenta, mentre l'altro era una piccola stazione di rifornimento. Mark decide di ispezionare il negozio di ferramenta ed entra attraverso una finestra sulla facciata. Procede con estrema cautela nell'interno completamente buio, ma sente qualcosa che scricchiola sotto i suoi stivali. Il locale è in una confusione indicibile e comincia ad avere qualche problema di respirazione, perché l'aria è satura della polvere che lui alza camminando. Impavido si copre il volto con la maglietta per filtrare la polvere, ma il caldo e l'odore nauseabondo di chiuso gli danno un senso di soffocamento. Tossendo, sente dei forti dolori ai polmoni. Tuttavia continua la sua ricerca con determinazione e dopo mezz'ora di estenuante lavoro trova una cassetta degli attrezzi. Una sirena, 6 colpi da 7,62 mm, un coltello da caccia, una sega, 4 colpi calibro 12, un tubo di plastica e una lima. Dopo aver deciso cosa tenere, Mark esce dal negozio di ferramenta. Il sole rovente si fa sentire mentre raggiunge a piedi la macchina. Mark si siede comodamente sul sedile per esaminare la carta stradale. Sterling City si trova ad una trentina di miglia da qui, ad un'ora di strada se la fortuna non lo abbandona e se il fondo stradale non è troppo dissestato. Dopo aver bevuto un sorso d'acqua, si allontana da questa città desolata, un tempo conosciuta con il nome di Garden City. La superstrada attraversa una pianura arida e desolata, dove è impossibile qualsiasi forma di vita. Mark continua a viaggiare seguendo il corso da tempo prosciugato del Lazy Creek, quando in lontananza scorge un segnale arrugginito e quasi illeggibile che annuncia il suo arrivo ai confini della contea di Sterling. Sfortunatamente, proprio adesso, il motore comincia a dare dei problemi. Mark continua a premere l'acceleratore e dopo numerosi scoppi e dense nuvole di fumo il motore riprende a funzionare bene e il veicolo prende lentamente velocità. Un sospiro di sollievo accelera a fondo e si allontana. Dopo una decina di miglia all'orizzonte intravede un ponte d'acciaio sopra il North Concho River. Anche se sembra in ottime condizioni, Mark non si sente tranquillo, soprattutto perché vede una sottile colonna di fumo alzarsi verso il cielo, proprio all'imboccatura del ponte. Mark accosta l'auto sul ciglio della strada e guarda il ponte con il binocolo. Ci sono due banditi, entrambi a torso nudo, che stanno arrostendo qualcosa su un piccolo falò. Hanno parcheggiato le moto in mezzo alla strada e non sembrano essersi accorti della sua presenza. È meglio rimanere nascosti e aspettare che si allontanino dalla ponte. Per 3 interminabili ore, Mark rimane seduto ad osservare con il binocolo ogni minimo movimento dei due banditi. Il caldo è insopportabile e Mark beve quasi tutta l'acqua della sua borraccia. Quando hanno finito di mangiare, i due si mettono a riparare il motore di una moto. Mark comincia a temere che non abbiano nessuna intenzione di allontanarsi dal ponte. Improvvisamente un altro bandito in moto compare sull'argine dall'altra parte del fiume. Si avvicina ai suoi compagni e si ferma a confabulare con loro. Dopo alcuni istanti tutti montano sulle loro moto e si allontanano velocemente verso sud. V
Via libera. Mark sale in macchina e si dirige verso l'imboccatura del ponte. Poco lontano, intravede i resti del falò ancora acceso. Vediamo un po' cosa troviamo nel loro accampamento. Sparpagliate attorno al fuoco ci sono le ossa bruciacchiate di un coyote, i resti del pasto dei due banditi. Dove erano parcheggiate le loro moto, Mark scopre una maschera protettiva di cuoio. Ormai non c'è più nulla di interessante da controllare. Mark ritorna verso la sua Spider e riprende il viaggio verso San Angelo. Dopo aver percorso meno di un miglio, si immette nel raccordo della superstrada 87 e viaggia in direzione sud, fino alla prima città che si intravede all'orizzonte, Sterling City. Sterling City ha subito numerose incursioni da parte delle bande cittadine. E poco è rimasto della città che già era stata duramente provata dallo scoppio della bomba parecchi anni fa. I banditi hanno lasciato il loro inconfondibile segno scrivendo oscenità con vernice colorata sui muri e sui rottami delle auto. Mark ferma la sua Spider e con lo sguardo cerca un segno di vita in mezzo a questo scenario di morte. Questo posto gli ricorda le zone controllate dai banditi vicino a Fort Worth e mentre continua a scrutare l'orizzonte viene colto da una spiacevole sensazione di inquietudine. Il ragazzo si aspetta di trovare un'accoglienza particolarmente ostile, ma le sue paure sono infondate. Gli unici abitanti di Sterling City sono gruppi di gatti famelici che rovistano nei cumuli di macerie. Oltrepassata Sterling City, la strada segue la gola ampia e rocciosa che un tempo ospitava il North Concho River. Il paesaggio è meraviglioso e Mark cerca di immaginare la maestosità del fiume prima del disastro. Ma un'indicazione stradale attira la sua attenzione. Brum, 2 miglia. Forse il convoglio è ancora abbastanza vicino per tentare di mettersi in contatto radio per l'ultima volta, prima del loro incontro tra una settimana a Kent. Mark sintonizza il suo apparecchio CB sulla frequenza di Pop Ewol, ma per qualche misteriosa ragione la trasmissione è disturbata da rumorose scariche elettrostatiche e non riesce a sentire nulla. Mark cerca disperatamente un altro canale libero, ma riesce solo ad intercettare una strana conversazione. Va bene, Gold. Resta lì tranquillo e smettila di brontolare. Ti mando una decina di uomini, ma mi raccomando, non perderli di vista e continua a seguirli. Lasciamoli correre per un po' e poi li sistemiamo per le feste quando arrivano sulle montagne. Hai capito? Passo! Una violenta scarica interrompe la comunicazione per qualche secondo, ma poi una voce diversa continua a parlare. Ricevuto! Passo e chiudo! La comunicazione è terminata. Mark rimane pensieroso a guardare l'apparecchio, cercando di capire il significato delle strane parole che è riuscito ad intercettare. Ma improvvisamente un rumore inquietante lo distoglie dai suoi pensieri. Un inconfondibile rumore di motociclette proveniente da Broom si sta avvicinando velocemente e all'orizzonte Mark riesce a distinguere un minaccioso turbine di polvere che si alza dalle rovine. Può indicare una cosa sola, un numeroso gruppo di banditi, e lui ha una sola cosa da fare: trovare immediatamente un nascondiglio per lui e per la Spider. Il letto arido e roccioso del North Concho River sembra essere la soluzione migliore. Si accosta al ciglio dell'autostrada e cerca disperatamente un passaggio per scendere, proprio mentre i primi banditi stanno uscendo dalla città. Mark cerca di soffocare la paura e di ignorare il rumore dei motori che si avvicinano minacciosamente e si concentra per trovare un passaggio che gli consenta di raggiungere il letto del fiume. I suoi sforzi vengono premiati. Riesce a scendere lungo la sponda e si nasconde assieme alla Spider prima che i banditi si avvicinino troppo e lo scoprano. Mark rimane con il fiato sospeso ed aspetta che il gruppo passi avanti. In fondo è meglio così. Dovrà affrontare 50 banditi in meno quando arriverà a San Angelo. Le moto si allontanano avvolte in una nuvola di polvere. Mark avvia il motore e risale velocemente l'argine per dirigersi verso Broom. Percorrendo le strade di Broom tra edifici e case in completa rovina, Mark ha i nervi a fior di pelle. Da un momento all'altro si aspetta di incontrare una pattuglia di banditi o di cadere in un'imboscata. Invece, attraversa tutta la città senza incidenti e prende la strada per San Angelo, in direzione sud-est. Mark arriva a San Angelo poco prima del tramonto, mentre una luce soffusa illumina ancora i pochi edifici rimasti intatti nella zona centrale della città.
Un tempo questo era il cuore commerciale di San Angelo, l'orgoglio dell'intera città, mentre ora di tutta l'antica opulenza non rimane altro che qualche rudere ed enormi cumuli di polvere e detriti. Questa è la città che ospitava oltre 1 milione di persone. Mark si sta avvicinando al centro quando nota un massiccio muro di fortificazioni attorno ad alcuni edifici. L'accesso alla città è controllato da un posto di blocco. Sarebbe assurdo proseguire e perciò decide di deviare facendo il giro della città alla ricerca di un'altra via d'accesso nella zona meridionale. Viaggia ancora per un paio d'ore e quando arriva è notte inoltrata. La sua idea è stata formidabile. Questa zona della città è praticamente disabitata e Mark riesce ad entrare senza essere visto. Con l'aiuto delle tenebre riesce ad arrivare senza difficoltà ad 1 miglio dal centro, dove nota i primi segni della presenza dei banditi. Il pericoloso compito di salvare Kate sarà coronato dal successo solo se la sua Spider non cadrà in mano nemica. Mark decide quindi di entrare in città a piedi. Deve assolutamente cercare un nascondiglio sicuro per l'unico veicolo di cui dispone, quello che gli garantisce la salvezza. Il parcheggio sotterraneo di un supermarket Sears è proprio al posto che cercava. Sistema la Spider in un angolo e, dato che il viaggio è stato estenuante, decide di riposare qualche ora prima di iniziare la parte più impegnativa della missione. Mark si sveglia poco dopo l'alba, con il collo indolenzito dopo che è stato per l'intera nottata sdraiato scomodamente. In questo parcheggio sotterraneo filtra pochissima luce, ma gli è sufficiente per esaminare il posto con una veloce occhiata e capire che è solo. Dopo aver controllato l'equipaggiamento, Mark si allontana dalla Spider e risale in superficie. Deve memorizzare questo luogo prima di mettersi a cercare il quartier generale degli Angelinos, in centro. La temperatura è ancora sopportabile e fortunatamente non incontra nessuno mentre attraversa guardingole vie dissestate della città. Un'ora più tardi raggiunge la parte meridionale del muro perimetrale e si ferma ad osservare gli addetti alla sorveglianza. È un gruppo eterogeneo di criminali provvisti di ogni tipo di armi, la maggior parte delle quali sembrano vecchie e arrugginite. L'unica cosa che li identifica come membri della banda degli Angelinos è lo stemma cucito sulla schiena dei loro giubbotti, un teschio di bue dalle lunghe corna. Dopo aver studiato attentamente per più di un'ora il sistema difensivo e le sentinelle, Mark decide che il punto migliore per entrare nel quartier generale è un palazzo un tempo adibito ad uffici, che è stato inglobato nel muro. Anche se le porte sono state sprangate, il legno è rovinato e marcio, e non dovrebbe essere difficile forzare i cardini delle porte. Mark aspetta pazientemente il momento adatto per uscire dal nascondiglio e mettersi a correre lungo il viale ingombro di macerie, verso la porta principale dell'edificio. Mark sfonda senza difficoltà il legno marcio della porta ed entra nell'edificio. In mezzo all'atrio scopre la riproduzione in miniatura di una torre di trivellazione, con una targa sul piedistallo: The Lone Star Oil and Gas Company. Se voglio arrivare in tempo per salvare Kate, dovrei scoprire un'uscita verso il settore settentrionale dell'edificio. Devo mettercela tutta! Dopo aver attraversato l'atrio, Mark si dirige verso le porte degli ascensori. Due lunghi e bui corridoi, uno verso destra ed un altro verso sinistra. Ora tocca a te decidere il destino di Mark Phoenix. Quale corridoio dovrebbe prendere il nostro protagonista? Il corridoio di destra o quello di sinistra? Fai la tua scelta e scrivila in un commento sotto al video. La decisione più votata verrà raccontata nel prossimo episodio di Guerrieri della Strada!